Villa Dogna cade un grosso masso nella notte sulla strada provinciale, immediati lavori di messa in sicurezza, riaperto il tratto intorno alle 16. Il freddo e il maltempo non hanno scongiurato il buon esito della fiera delle capre di Ardesio, in migliaia alla manifestazione. Ai mondiali di sci nordico negli Stati Uniti, argento nella staffetta per Martina Bellini. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antena 2. A Villa Dogna, a causa della caduta di un grosso masso, è stato necessario chiudere un tratto di strada provinciale. Sentiamo Vladimir Lazzarini. È stata riaperta oggi intorno alle 16 la strada provinciale 49 dell'Alta Valle Seriana, chiusa ieri sera all'altezza di Villa Dogna dopo la caduta di un masso. Il fatto era avvenuto intorno alle 23 nel tratto tra il ponte di Villa Dogna e la località Festi Rasini. Il blocco di roccia si è staccato dal versante poco sopra la provinciale. Non ha invaso la carreggiata, ma si è fermato sul bordo. Nessun veicolo è stato coinvolto. La strada è stata chiusa a scopo precauzionale per via della presenza di un altro masso pericolante. Nel frattempo il traffico da e per Valbondione è stato deviato lungo la strada che attraversa Piario. Questa mattina, dopo un sopralluogo da parte dei tecnici della provincia, si è deciso di intervenire subito per la messa in sicurezza. Sono state posate delle barriere per contenere la roccia, dopodiché la strada è stata riaperta regolarmente al traffico. Calano gli avviamenti, ma scendono anche le cessazioni. E quanto emerge dai dati dell'ARIFI, l'Agenzia Regionale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro, nel quarto trimestre del 2016. Il saldo è sempre negativo, ma meno dell'anno precedente. Ne abbiamo parlato con Giacomo Meloni della CISL di Bergamo. Sì, si confermano questi dati che evidentemente danno, diciamo così, una chiave di lettura duplice: un rallentamento della fase più acuta, del resto iniziata già nel 2015, sul fronte occupazionale, ma comunque un fronte occupazionale che cresce meno o cresce meno in rapporto a quello che è invece la ripresa, l'avvio, il riavvio della parte dei volumi di produzione. Quindi il problema diventa come agganciare la ripresa produttiva con una ulteriore crescita occupazionale. Questo noi crediamo possa avvenire attraverso innanzitutto un forte rilancio di tutti i percorsi legati alla formazione, formazione continua, al potenziamento dell'apprendistato e ovviamente al mantenimento della crescita economica, che fa fatica in ogni caso ancora all'interno del paese. Le assunzioni sono trainate ancora dal commercio? Sì, si conferma questa situazione, che evidentemente non può che vederci estremamente soddisfatti. Certamente il fatto che si confermino, seppur meno, in modo meno gravoso degli anni scorsi, le lentezze e le difficoltà nel settore edile e anche nel resto della manifattura, penso sicuramente a parte del tessile ma anche un pezzo del settore meccanico, ovviamente risente ancora della lunga scia di difficoltà dettate dalla profonda crisi economica o destrutturazione del sistema come lo conoscevamo fino a 7-8 anni fa. Quindi una scia di difficoltà in quei settori c'è ancora. Sicuramente più slancio ha preso il settore del commercio, e di poi si aprirebbe tutta un'altra discussione che è legata poi alla qualità del tipo di occupazione. L'apprendistato, dicevo prima, rimane comunque la Cenerentola, e questo ce ne dispiace profondamente. A proposito di lavoro e sindacati, prende il via questa settimana la fase congressuale della CISL. Sentiamo il segretario provinciale Ferdinando Piccinini. Occupate tutta la stagione congressuale delle categorie della CISL di Bergamo, che si chiuderà il congresso della CISL di Bergamo a fine marzo, un momento importante di democrazia e di partecipazione, perché nei vari congressi parteciperanno oltre 1.800 persone, uomini e donne, in rappresentanza dei 125.000 iscritti. Quindi un'occasione di confronto, di discussione, che segna anche la vitalità di questa organizzazione, che vuole mettere soprattutto, e questo è uno degli slogan del congresso, il lavoro ovviamente al primo posto.
Il lavoro ovviamente che deve sempre essere fatto a misura della persona. Il tema di come rilanciare una buona occupazione che coinvolga soprattutto i giovani è un tema oggi fondamentale e si tratta di rilanciarlo anche partendo dal nostro territorio. L'altro slogan è il seguente: basta normative sul mercato del lavoro, oggi occorre che le parti sociali, il sindacato e le imprese si mettano in campo con maggiore determinazione per costruire condizioni per offrire buona occupazione. L'altro tema, ovviamente, è puntare più decisamente sul ruolo contrattuale, sulle nuove materie, sui nuovi snodi in grado di dare una risposta ai bisogni. Parliamo sempre di più di welfare contrattuale, ma parliamo anche di come vincere la sfida della produttività, che rimane un elemento centrale per accrescere la competitività delle nostre imprese e quindi creare le condizioni per dare maggiore occupazione. Ben 150 capi e 24 allevatori hanno preso parte alla Fiera delle Capre e alla Mostra dell'Asinello che si è tenuta ieri ad Ardesio. Vediamo il servizio di Nicola Androletti. La Fiera delle Capre che si è tenuta ieri ad Ardesio ha fatto registrare ancora una volta il pienone, nonostante freddo e maltempo e una malattia che ha colpito alcuni allevamenti. Ieri mattina migliaia di persone hanno affollato il centro del paese, provenienti anche da Piemonte e Trentino. Alla fiera hanno partecipato 24 allevatori con circa 150 capi. L'attenzione, come al solito, si è concentrata soprattutto sul concorso Ovo Caprino. I titoli di re e regina della fiera quest'anno sono andati in Val Camonica e nella pianura bergamasca. Il premio come miglior becco è andato a Bandolero, esemplare di un anno di Ernestina Sacristani da Paspardo. Come miglior capra è stata scelta Heidi, esemplare adulto di 5 anni dell'azienda agricola Pallavicina di Treviglio. Per decidere il primo posto, il giudice Stefano Giovenzana si è fatto aiutare anche dal pubblico con una sorta di applausometro. Per quanto riguarda le altre categorie, vittoria della Cascina Tilde di Casnigo fra le capre due denti, di Michele Chioda di Valgoglio fra le quattro denti e dell'azienda Pallavicina fra le adulte. Tra i becchi, il primo premio per la categoria due denti è andato a Ernestina Sacristani, per la quattro denti a Michele Chioda, per gli adulti all'azienda agricola Pallavicina. Tra gli altri premi, quello all'allevatore più giovane, Jacopo Foresti, 20 anni, di Casnigo, a quello più anziano, Giuseppe Filisetti, di Ardesio, e all'azienda proveniente da più lontano, quella di Andrea De Carli, di Capralba, in provincia di Cremona. Siamo contenti perché nonostante tutte le difficoltà che abbiamo avuto, abbiamo superato le 25 aziende presenti in fiera e siamo all'incirca su 180 capi, 190 capi e questo ci rende felici, felici perché come sanno tutti gli allevatori c'era un problema un po' con la Blue Tongue, questa malattia che ha colpito vari allevamenti. E poi niente, le condizioni meteo, 2 mesi senza neve, ieri è arrivata, ci sta anche la neve, per le nostre valli è importantissima la neve, però niente, siamo felici, siamo contenti. Colgo l'occasione per ringraziare, ma davvero di vero cuore, tutti gli allevatori che sono venuti anche quest'anno. Gli allevatori che si erano iscritti e purtroppo non sono potuti venire perché sono venuti, li ho incontrati senza animali questa mattina e veramente non esagero, ho visto nei loro occhi una lacrima perché erano tristi, di non essere potuti venire. Davvero, ci tenevano, questo ci fa felice, questo è un incentivo, un vero incentivo per andare avanti ogni anno, per coinvolgere sempre più gente. Anche quest'anno davvero tantissima gente alla Fiera delle Capre. Davvero l'impatto questa mattina a vedere tutta questa gente è stato davvero grandioso, è importante per tanti motivi. Il primo perché ti dà la carica per continuare a tribulare così tanto tutta settimana, ma per poi vedere il paese così partecipativo, così gremito di gente, tanti tanti forestieri, vuol dire che la fiera sta entrando un po' nel panorama di quegli appuntamenti invernali importanti. Vedere un colpo d'occhio così tanta gente presente oggi, nonostante un freddo siderale, fa davvero molto piacere. Oggi abbiamo dato un premio importante, abbiamo dato un premio in denaro
voglio ringraziare la BCC Credito Cooperativo Bergamo e Valli, era presente proprio il presidente. Oggi abbiamo dato un premio in denaro a una piccola azienda agricola di hobbisti del paese, ragazzi giovani che hanno preso questo assegno da 300 euro per portare avanti la loro passione. Questo è importante, quindi questo non è solo davvero dire le cose davanti a uno schermo o durante le interviste, questo è davvero crederci nel territorio con un piccolo passo, e ringraziamo davvero chi crede in noi, tutti gli sponsor che ci sostengono, e davvero se l'entusiasmo di questi ragazzi giovani servirà a prendere in mano il testimone che io, Antonio Del Bono e Pietro Zucchelli, altri storici organizzatori della fiera, lasceremo indietro, la Fiera delle Capre di Ardesio avrà un futuro già delineato e sicuramente roseo per continuare davvero così. I vigili del fuoco volontari prestano la propria opera gratuitamente. Queste persone non solo non ricevono compensi, devono anche sostenere alcuni costi per quanto riguarda la formazione. In Regione Lombardia si stanno cercando le risorse per alleggerire il loro impegno economico. Ecco, tra le vostre attenzioni c'è anche il mondo dei vigili del fuoco volontari. Sì, assolutamente sì, perché i vigili del fuoco volontari sono una realtà importante per la Lombardia. Consideriamo che ci sono circa 1700 i volontari dei vigili del fuoco, che tuttavia si trovano in grosse difficoltà perché sia da un punto di vista per quanto riguarda i mezzi e sia anche per quanto riguarda quelli che sono i corsi di formazione. Ecco, verrà presentata in Commissione Sesta, quindi in Commissione Ambiente e Protezione Civile, una proposta di legge dove si andranno a stanziare dei soldi proprio per dare una mano a questi volontari dei vigili del fuoco, in modo tale che da una parte sgravarli per quanto riguarda l'acquisto dei mezzi e dall'altra sgravarli in percentuale per quanto riguarda questi corsi di formazione, che sembra strano, ma pur essendo volontari e quindi dando il loro tempo libero a disposizione dei vigili del fuoco, sono anche costretti a pagarsi questi corsi di formazione. Quindi Regione Lombardia cercherà di intervenire dando una mano economica a questi volontari, sperando ovviamente che in commissioni passi questa nostra proposta di legge. Nel 2017 il pellegrinaggio diocesano della diocesi di Bergamo avrà come meta la Russia. Come mai quest'anno il pellegrinaggio diocesano ha scelto come meta la Russia? Beh, senz'altro il Vescovo ha scelto la meta la Russia dopo l'esperienza che il Papa a Cuba ha fatto con l'incontro con il Patriarca Cirillo, e sulle orme di questo evento anche noi ci mettiamo in cammino in questa terra, senz'altro anche con momenti di incontro con la realtà della Chiesa sorella russa, ortodossa. Seconda cosa, anche perché il Vescovo ha sempre un'attenzione particolare ad un linguaggio forse noi un po' lontano, o comunque non così familiare, che è il linguaggio della liturgia e delle icone russe. E quindi avremo anche qui la possibilità di ammirare, sostare, incontrare persone che lavorano nel mondo dell'iconografia. Terzo avvenimento per noi bergamaschi significativo è l'anniversario della morte di Giacomo Quarenghi a San Pietroburgo. Ci sarà un momento di commemorazione di questa bella figura che fu così importante nella costruzione della città di San Pietroburgo. Ed infine, 1917 è l'anno della rivoluzione d'ottobre, che ha segnato la storia della Russia e anche dell'Europa. Quindi sono momenti importanti di questo pellegrinaggio, significativi, che cercheremo di accostare e di vivere nel modo più bello e più intenso. Allora, come è stato organizzato questo pellegrinaggio? Quali saranno le tappe più importanti? Un pellegrinaggio nel suo itinerario direi classico, quindi con la visita a San Pietroburgo e Mosca, con le principali attrazioni quali palazzi, monasteri, luoghi della storia del secolo scorso, ma mi permetto di aggiungere che un valore aggiunto a questo viaggio, che è un pellegrinaggio, sarà certamente la presenza del Vescovo che guiderà i pellegrini, ma anche la collaborazione stretta che Ovet e Ufficio Pellegrinaggi hanno portato avanti con Russia Cristiana. Quindi un valore aggiunto per vivere in presa diretta la vera Russia,
la vera Russia, la Russia certamente delle bellezze storiche, ma anche la Russia spirituale con la sua storia recente che vogliamo scoprire in questo pellegrinaggio. E a proposito di Russia, la Russia non è lontana è il titolo della puntata in onda mercoledì sera con Decoder. I rapporti tra la terra bergamasca e il paese straniero negli ultimi decenni si sono intensificati. Diverse aziende orobiche guardano al mercato russo con interesse e i rapporti culturali sono sempre stati intensi. Dal 21 dicembre 2015 inoltre un volo collega ogni giorno l'aeroporto di Oryol Serio con Mosca. Quest'anno, il 2 marzo, ci sarà un anniversario importante, ricorrono 200 anni dalla morte di Giacomo Quarenghi. In studio, a Decoder, saranno presenti Adriano Dell'Asta, docente di lingua e letteratura russa all'Università Cattolica del Sacro Cuore e vicepresidente della Fondazione Russa Cristiana, Maria Chiara Pesenti, docente di lingua russa all'Università degli Studi di Bergamo, John Motta, vicepresidente di Confindustria Russia, Matteo Bau, direttore commerciale Non Aviation di SACBO e Francesco Bonanno, Export Region Sales Manager di Gevis. E ora ci fermiamo per una breve interruzione, tra poco. Rieccoci in onda con il telegiornale di Antena 2. Eccezionale risultato per Martina Bellini ai mondiali junior di sci nordico negli Stati Uniti. La 18enne di Clusone ha conquistato la medaglia d'argento nella staffetta che si è disputata ieri. Insieme alle compagne Anna Comarella, Francesca Franchi e Cristina Pittin sulle neve di Soldier Hollow ha condotto l'Italia a conquistare uno straordinario secondo posto. Le azzurre sono arrivate alle spalle della Russia e davanti agli Stati Uniti. La gara era una staffetta, 4 per 3,3 km. Le ragazze italiane l'hanno portata a termine in 35 minuti e 5 secondi, le russe hanno vinto in 34 minuti e 45 secondi, le americane terze in 35 minuti e 11 secondi, quarta la Francia, quinta la Svezia. Il risultato è arrivato nell'ultima giornata di gare e si tratta della prima medaglia per la nazionale italiana nello Utah. Per Martina Bellini il campionato del mondo è stato in crescendo. La prima gara, una sprint in tecnica classica, non era andata come sperava, solo 27esima. È stata però brava a rifarsi nello skiathlon, conquistando un ottimo 11esimo posto, il suo miglior risultato a un mondiale fino a ieri. Cresciuta nello sci club 13 Clusone, Martina Bellini è ora aggregata al Centro Sportivo Carabinieri. Studia amministrazione, finanze e marketing all'Istituto Fantoni di Clusone, ma il suo sogno è una carriera sugli sci. Ha cominciato presto, a soli 5 anni, e in fretta ha ottenuto risultati importanti. L'anno scorso l'esordio ai mondiali in Romania. E ora iniziamo una pagina dedicata al calcio, iniziamo dal servizio di Elisa Cucchi dedicato alla vittoria in casa per l'Atalanta contro il Cagliari. Allo stadio di Bergamo, Atalanta batte il Cagliari 2-0 con doppietta di Papu Gomez nel primo tempo e affianca l'Inter al quinto posto della classifica. Il sogno Europa continua. Sì, non chiedetemi altri obiettivi perché sennò mi tocca sbilanciarmi, non voglio, in testa ce li ho ma non li dico. Godiamoci questo momento emozionante, unico, speriamo di continuare così. L'importante, come dicevano i vostri colleghi, è quello di mantenere alto il livello di attenzione, di concentrazione, perché tutti insieme, quando dico tutti insieme parlo di società, calciatori, tecnici, ma anche e soprattutto il pubblico, insieme possiamo raggiungere qualche cosa di storico, di unico. Viviamo queste emozioni che si manifestano ogni domenica, perché vincere o fare prestazioni come quella di Torino la settimana scorsa è un qualche cosa di speciale. Dobbiamo continuare su questa strada, mai pensare che abbiamo a che fare con avversari facili, e domenica prossima avremo il Palermo che si gioca tanto per la lotta alla salvezza, per cui dobbiamo scendere
in Sicilia con la giusta determinazione e voglia di portare a casa dei punti. Sì, era importantissimo oggi vincere, insomma, per rimanere là davanti e stare aggrappati all'Europa. Poi adesso sta a noi nelle partite anche con squadre più ambiziose, insomma, di stare là davanti e vincere per arrivare fino alla fine. Sì, è una squadra che sta facendo un grandissimo campionato, insomma, che ha le proprie idee molto, molto rodate. Adesso piano piano, insomma, dovrò inserirmi io negli schemi della squadra per dare il meglio di me stesso. Sì, la squadra ha giocato molto bene nel piano difensivo, come di solito. Tutta la squadra, tutti i nostri giocatori, anche gli attaccanti, tutti gli attaccanti aiutano tanto nella parte difensiva. E poi abbiamo giocatori che hanno una qualità, che sono giocatori con tante qualità, come Papo, che in due palloni poi fare gol. E questi due gol nell'inizio hanno aiutato, dato un po' di tranquillità alla squadra. E poi, secondo me, oggi non abbiamo giocato bene tecnicamente, però l'atteggiamento è sempre il solito, sempre bene, questo che è più importante, e anche più importante è vincere tre punti importanti per noi. Sì, abbiamo, come ho detto, abbiamo fatto due gol nell'inizio, due gol importanti, abbiamo iniziato bene pressando l'avversario, e poi se magari non abbiamo giocato bene così, abbiamo sbagliato un po' di più oggi nella parte tecnica, però abbiamo fatto la differenza nella parte difensiva, abbiamo pressato, abbiamo lasciato l'avversario giocare, e questo è importante. Passiamo ora al calcio locale. Albino Gandino Villa d'Almè è terminata con un 1-1. Fra l'Albino Gandino e Villa d'Almè, punteggio di 1-1, diciamo che è un pareggio abbastanza giusto per quello che si è visto sul terreno di gioco. Le due squadre si sono affrontate veramente senza risparmiarsi per un attimo. Il Villa d'Almè, che è rimasto in inferiorità numerica nel corso del primo tempo per il fallo da ultimo uomo commesso da Casi, che ha fermato Franchini lanciato a rete, c'è stata l'espulsione e dunque la sostituzione del portiere con il secondo portiere Gotti, dunque Villa d'Almè che è rimasto in 10, ma che è riuscito su calcio d'angolo a sbloccare il risultato portandosi in vantaggio con un colpo di testa di Mapelli. Poi nella ripresa l'Albino Gandino si è portata subito in avanti e ha pareggiato con Franchini su un'ottima azione di Savoldelli, e poi in alcune occasioni ha cercato di conquistare la vittoria a bottino pieno, ma non c'è riuscita. Dunque è finita con un pareggio, prosegue il cammino positivo per quanto riguarda la formazione di Roberto Radici, che nelle quattro partite del girone di ritorno ha conquistato ben tre pareggi ed una vittoria. Questo è tutto qui dal campo Falco di Albino, dove l'Albino Gandino ha pareggiato col Villa d'Almè per 1-1. Forza e Costanza Pradalunghese si è chiuso con un 2-0. Forza Costanza Pradalunghese finisce 2-0 per i padroni di casa grazie ai gol su rigore di Alaoui e su punizione di Rossi, e quindi per i biancorossi Pradalunga arriva ancora una sconfitta, la terza consecutiva, nonostante in campo abbiano messo grande impegno gli uomini di Sgorno, non sono riusciti a concretizzare anche a causa della sfortuna per i tre pali colpiti, due da Vigani e uno da Sala, e quindi vedono allontanarsi sempre di più la vetta classifica con la Stezzanese, e adesso dovranno lottare per riuscire quantomeno a restare in lotta per i playoff. Dall'altra parte invece la Forza Costanza invischiata nelle zone basse della classifica, sono tre punti pesantissimi che gli consentono di rientrare nella corsa salvezza. Domani sera alle 20.30 torna in onda la rubrica di pareri ed opinioni locali il Sassone allo Stagno. Domani sera tornerà alle 20.40 al Sassone allo Stagno da Clusone questa settimana per parlare di un fatto di cronaca successo pochi giorni fa a Vasto, dove un ragazzo, Fabio Di Lello, 32 anni, ha ucciso colui che aveva investito e ucciso la moglie. In pratica giustizia fai da te. Cosa ne pensa la gente? Abbiamo raccolto le opinioni a Clusone, tutte le nostre interviste domani sera alle 20.40, lo ricordo, al Sassone allo Stagno. Adesso un'intervista proprio estratta dalla nostra trasmissione. Beh, l'atto indubbiamente non è giustificabile che ha compiuto, posso capire un certo rancore, una certa cosa, però c'è anche da valutare anche il discorso della giustizia, secondo me, che uno quando ha fatto un incidente così forse un pochino deve anche pagare qualcosina, insomma. È questo il discorso, perché uno si sente anche irriso da quel punto di vista lì. Non so se è vero che hanno detto che poi lui, questo ragazzo, è andato davanti col motorino
impennava davanti a sfottere un pochino. Non è bello, non è bello, perché uno dovrebbe somatizzare anche il suo il dolore di aver creato un problema a un'altra famiglia. E addirittura il particolare che la ragazza era incinta, il giorno dopo avrebbero annunciato appunto l'arrivo del bambino. E questo sicuramente è quello che ha causato l'incidente, certe cose non le sa. Allora in quel punto, in quel caso lì, il dolore era doppio, e a quel punto lì doveva essere ancora più diciamo tranquillo, usiamo una parola così. Però, esiste qualche attenuante? Ma secondo me, partendo appunto dal principio che lui proprio questa cosa l'ha studiata. Partiamo dal presupposto, no, l'attenuante non c'è. Non ci per il fatto che l'abbia studiata, soprattutto meditazione. È ancora peggio, se vogliamo vedere il discorso. Però sai, il discorso psicologico è difficile, anche ci sono momenti in cui non ci sei, e questo sarà stato un momento di quelli in cui non c'era. Forse si aspettava qualcosa di più dal punto di vista della giustizia, perché secondo me se ci fosse stato anche un discorso di pentimento o comunque cercare di avvicinare tramite qualcuno o comunque di far capire che dopo se vai dentro a 80 all'ora in centro storico, adesso io non mi ricordo il passaggio con Rosso, il passaggio con Rosso e compagnia, bello, insomma, un po' di colpa ce l'hai. Una breve pausa, tra poco. Rieccoci in onda con il telegiornale di Antena 2. Continuiamo con la programmazione. Questa sera sul canale 88 alle 20:30 trasmetteremo tempi supplementari con i risultati e commenti sul calcio provinciale. Alle 22:30 la seconda edizione del nostro telegiornale. Alle 23:30 uno speciale dedicato al campionato di bocce della Serie A. Sul canale numero 218 tornerà in onda il telegiornale alle 21:30, alle 22:10 invece, per quanto riguarda Target, vi parleremo della stagione venatoria. Sul canale sportivo numero 628 alle 20:10 trasmetteremo tempi supplementari, alle 22:30 la partita di calcio Albino Gandino Villa d'Almè. Ecco l'almanacco, domani martedì 7 febbraio, il sole sorge alle 7:29, tramonta alle 17:40. Il culmine è alle ore 12:34, la durata del giorno è di 10 ore e 11 minuti. La luna sorge alle 14:01 e tramonta alle 5:22 di mercoledì. La fase lunare, la luna è crescente ed è visibile al 75%. La chiesa ricorda San Teodoro. Ecco anche le previsioni del tempo, il cielo sarà poco nuvoloso al mattino con alcune nubi sui settori retici, dalle ore pomeridiane nubi medio-alte più diffuse da ovest della nostra regione. Per quanto riguarda le temperature, le massime saranno in aumento. E siamo giunti al termine di questa edizione, grazie per la vostra attenzione e buona serata a tutti.